Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Oggi vi faccio un video un pochettino più teorico e un po' più di spiegazione sull'hardware. Non ci sarà quindi una guida effettiva sul software, su cosa andare a fare su Stable Diffusion o sulla web UI di Automatic 1111 e così via. Ma ho pensato di fare un video sulla GPU e quindi su che scheda video scegliere per Stable Diffusion. Ho visto alle volte dei commenti che chiedevano questo, oppure un po' di confusione su cosa serve, cosa non serve, soprattutto sulla VRAM, sulle limitazioni di alcune schede video e di alcune scelte che si fanno legate ad esse. È molto difficile fare un video di questo tipo che non sia legato a un periodo preciso. Io vorrei farlo che fosse utile anche in futuro, ma è impossibile in questo settore, quindi per forza di cose farò dei riferimenti a delle schede video attuali. Ma la cosa importante è capire il concetto che c'è dietro. Per capirlo andiamo un attimo nella storia a vedere qualche anno fa, esattamente intorno al 2007-2008, Nvidia ha presentato la serie 8008 e all'epoca decisi di comprarne una perché dovevo cambiare scheda video e presi una gloriosa 8008 GTS con ben 320 mega di VRAM, che a confronto dei tagli di oggi sono un niente praticamente, ma all'epoca erano tanti. Si poteva scegliere fra la 320 e la 640. Io risparmiai un attimo e presi la 320, ma già quella dava abbastanza soddisfazioni. Quella scheda video lì mi abbandonò e la sostituì con una 560 Ti e decisi di tenermi la sua GPU. Quella serie fu l'inizio di Nvidia di una scelta particolarmente remunerativa, vedendo poi come si è sviluppata nel tempo. Fu il momento in cui venne introdotto il GPGPU. Si crearono due strade, quella di Nvidia fatta con i CUDA e quella di tutti gli altri fatta con l'OpenCL. CUDA è l'acronimo di Compute Unified Device Architecture. Sostanzialmente quello che ha dato il boost a Nvidia in questo settore è il supporto che ha dato e il software che ha creato annesso al CUDA. Infatti, utilizzando una scheda video Nvidia e sfruttando i software ottimizzati per i CUDA, il livello di prestazioni è incredibilmente più alto rispetto ad altre soluzioni OpenCL che fanno le stesse cose. Poi ovviamente dipende dagli ambienti, dipende da quello che si sta facendo e così via, perché in molti software le Radeon con gli OpenCL vanno molto bene. Però grazie a questo supporto software che Nvidia ha dato e a tutti gli strumenti che ha realizzato, perché da quel momento in poi ha iniziato a crederci veramente tantissimo Nvidia, ha creato un mondo nel quale hanno voluto tanti farne parte. Probabilmente anche lei stessa ha spinto molte aziende ad adottare i suoi software e oggigiorno vediamo i risultati, cioè è letteralmente imparagonabile il supporto che Nvidia offre con i CUDA e il GPGPU. E GPGPU si intende il General Purpose GPU, praticamente l'utilizzo della scheda video non solo per giocare o per fare cose legate al video, ma per elaborazioni. La differenza grossa fra una CPU e una GPU è che la CPU è un processore principale del computer dedicato a un'enormità di operazioni completamente diverse una dall'altra. Deve occuparsi di tutto, è il cervello principale del computer. La GPU non è nata per questo, è nata per fare un lavoro preciso, ovvero elaborazione grafica. Quando hanno iniziato usare il GPGPU, tutta quella potenza è stata possibile usarla anche per altre operazioni. È come avere qualcosa di estremamente specializzato in qualcosa che improvvisamente si può usare anche in altri ambiti e lo vediamo il risultato. Quando elaborate sulla CPU ci sono delle tempistiche, quando elaborate sulla GPU si moltiplica n volte la velocità di elaborazione e questa cosa quando è stata introdotta nei render 3D ha fatto veramente una svolta epocale con Octane, con Iray e tutti gli altri. Come dicevo prima, però, lì c'è stato veramente un bivio dove Nvidia ci ha creduto veramente tanto e nonostante tutto supporta anche le OpenCL, perché se voi avete programmi come Photoshop usa per alcuni filtri o per alcune cose le OpenCL, essendo open appunto perché è un progetto open source, anche loro hanno utilizzato queste librerie. Non è precluso l'uso delle OpenCL per chi ha una GeForce. Il problema però è per le Radeon, perché ATI non ha sviluppato, da quanto so, qualcosa che sia paragonabile ai CUDA. Soprattutto non ha creato l'ecosistema che ha creato Nvidia, perché Nvidia non si è limitata a creare le sue librerie annesse al suo hardware, ma ha creato, come dicevo prima, tutto l'ecosistema fra SDK, fra software, fra aiuti alle aziende per utilizzare i suoi software, perché dà veramente un supporto mostruoso. Se voi andate sul sito di Nvidia o la seguite, è veramente sviluppata in maniera impressionante in questi 10 anni, anche di più. Non si può criticare molto su questo lato Nvidia,
la si può criticare sulle operazioni che ha fatto ultimamente di prezzi, di scelte, di tagli memorie, tutto quello che volete, ma è una conseguenza diretta del fatto di non avere reali concorrenti, perché nel 2007, quando è uscito il CUDA, c'era veramente battaglia con ATI, perché fino a quel punto lì le Radeon avevano veramente spesso prestazioni migliori delle GeForce. Non che adesso non le abbiano, perché in determinati giochi, in determinate situazioni, le Radeon vanno più che bene. Il problema però è quando si va al di là dei giochi, o quando si usa il ray tracing, o quando si usano cose un po' più particolari. Nvidia ha cercato di dare qualcosa in più dei giochi, e alla fine secondo me non è sbagliata come idea, perché stiamo pagando una scheda video non più come una volta, ma molto di più, quindi non posso solo giocarci, secondo me è troppo limitante. Dopo tutto quello che ho speso, giocare basta. Questo è il mio punto di vista, deve offrire molto di più. E AMD adesso sta offrendo prezzi similari, non così tanto diversi. Sono sicuramente più a buon mercato, però io ho fatto video soprattutto su Windows, perché se siete su Windows è praticamente obbligatorio per Stable Diffusion avere una GeForce. Legato a tutto il discorso che ho fatto prima, perché viene utilizzata meglio una GeForce grazie a CUDA, grazie a tutte le ottimizzazioni che hanno fatto, grazie a tutti i programmi. Quindi di conseguenza, se hai Windows, conviene avere una GeForce se devi usare CUDA, sostanzialmente. Non è precluso avere Windows e avere altri sistemi, ma se sei su Windows e una Radeon avrai molti più problemi e molte più limitazioni, perché i programmi non sono ottimizzati per fare queste cose. Non è che se tu installi Linux hai le medesime cose per una Radeon, perché ovviamente non hai la suite tipo di Adobe, non hai DaVinci Resolve, non hai tante altre cose su Linux. Il discorso è valido per Stable Diffusion. Vi faccio questo discorso per quello che ho letto, perché io con Linux ci ho a che fare, ma non su questo lato qui, quindi non ho esperienza. Quel che so è che su Linux le Radeon riescono a dare risultati migliori, perché credo ci siano meno limitazioni, o comunque ci sono cose più ottimizzate. Su Windows dovreste avere un pochettino più di problematiche. Dal mio punto di vista, Windows, GeForce, e su quello andate sul sicuro. A questo punto, visto che stiamo andando verso una strada che è ovviamente la GeForce, una persona che non è esperta di dati dovrebbe un attimo capire come muoversi con le specifiche. Quando abbiamo a che fare con dati tecnici ci sono moltissimi valori da tenere in conto, però spesso sono legati fra di loro, e quindi uno è la conseguenza dell'altro, comunque aumentano tutti quanti di pari passo. Il fulcro essenziale di una GPU, per quanto riguarda Nvidia, sono i CUDA cores, che altro non sono che i core. Quello che voi contereste in una CPU sono i core dentro una GPU. Nvidia li chiama CUDA cores, AMD, se non ricordo male, li chiama stream processor, qualcosa del genere, e sono quelli che danno il valore che spesso viene riportato e che vedete nella maggior parte dei casi come quello principale. Successivamente Nvidia ha aggiunto un'altra tipologia di core all'interno della GPU, soprattutto nelle ultime, e sono i Tensor Core. Questi sono i core dedicati all'AI, all'intelligenza artificiale, e vengono utilizzati per tutti quei processi di deep learning, machine learning e cose simili. Per esempio, se attivate il DLSS, userà il Tensor Core per l'elaborazione. Non credo che attualmente con la web UI di Automatic nelle elaborazioni usi Tensor Core, ma non vorrei sbagliarmi. Se non ho capito male, verranno utilizzati col nuovo aggiornamento utilizzando i model convertiti in RTR, però potrei sbagliarmi. Io credo che al momento usa solo l'elaborazione CUDA per fare le generazioni delle immagini. Oltre CUDA Core e i Tensor Core ci sono gli RT Core. Gli RT Core sono dedicati al ray tracing, quindi quando voi abilitate il ray tracing, questi core entrano in funzione e cercano di darvi delle prestazioni migliori. Sono dedicati, e come vedete anche all'interno di una GPU ci sono dei core dedicati a loro volta, quindi è tutto molto più settorializzato, perché più è dedicato a una cosa e più dà prestazioni elevate quando viene utilizzata per quella precisa operazione. Al di là della tipologia di core ci sono anche le generazioni, perché per quanto i CUDA core siano essenzialmente i core della GPU, che in realtà anche quelli cambiano nel tempo, non è che un CUDA core della serie 40 è paragonabile a un CUDA core dell'8008, ovviamente sono cambiati determinate cose, sono chiamate allo stesso modo ma non è la stessa identica cosa, ma comunque vengono conteggiati allo stesso modo, mentre i Tensor Core e gli RT Core vengono segnati come generazioni. Quindi ogni GeForce che esce, ogni GPU, più che GeForce perché poi quelle GPU vengono usate anche per le Tesla, anche per le versioni da server o altre, hanno delle generazioni, e quindi sulle 40 abbiamo tipo i Tensor Core di quarta generazione e gli RT Core di terza generazione. Capite che questo dettaglio fa
fa in modo che non siano strettamente paragonabili gli stessi tensor core fra una generazione e l'altra. Potrebbero esserci stati dei miglioramenti netti fra la terza e la quarta generazione, quindi non è solo il conteggio del numero che conta, ma è quanto è cambiata la gestione dell'elaborazione fra una versione e l'altra. Su questo piano, per esempio, sul sito di Nvidia mostra molto la differenza fra i tensor core, perché Nvidia sull'intelligenza artificiale ci ha creduto parecchio, ma proprio parecchio, e quindi è da anni che si sta impegnando su questo settore e i risultati alla fine li ha avuti, perché investire tanto in qualcosa come i CUDA o come il ray tracing, che inizialmente è stato osteggiato in maniera incredibile, ma che anche quella è stata una rivoluzione mostruosa, e non capirla è spesso frutto di chi non vuole interessarsi, appassionarsi a un settore, ma lo giudica senza avere la giusta conoscenza. Il ray tracing in tempo reale è stata una pietra miliare della storia dell'hardware. A questo punto arriviamo alla domanda essenziale dopo questo cappello introduttivo: cosa serve per generare quindi con Stable Diffusion? A questa domanda abbiamo già risposto in parte prima: una GeForce se siete su Windows, e questo vi toglie il 90% dei problemi, perché andrete di CUDA e comunque sì, avrete dei vantaggi in tutti gli altri programmi che usano i CUDA, che oggi sono la maggior parte. Vi serve tanta VRAM. Che cosa si intende con VRAM? Perché ho visto alcuni essere un po' confusi su che cos'è realmente la VRAM. Lo spiego per fare in modo che sia per tutti questa guida, e quindi anche se magari lo sapete già, lo dico a chi non è molto esperto di tecnologia e di hardware dei computer. Sul PC ci sono vari tipi di memorie. Noi li chiamiamo tutti memorie, però questo spesso confonde le persone, e per esperienza personale ho visto che è sbagliato. Dovremmo usare i termini tecnici, perché questo confonde tanto. Faccio un esempio proprio terra terra: quando si parla di memoria la gente confonde cos'è la RAM, cos'è l'hard disk, cos'è la VRAM, diventa tutto un miscuglio e non si capisce più niente. RAM sono gli stick che mettete a fianco al processore, e quella è la RAM di sistema. La VRAM sono i chip saldati sopra la scheda video. Sono due cose divise, non sono due cose insieme. È vero che il sistema, quando satura la VRAM, per un fatto di Windows va a prendersi la RAM di sistema. Oppure, anche se avete un sistema nuovo, c'è un'opzione per fare in modo che utilizzi la RAM di sistema, però la VRAM ha una velocità che non è minimamente confrontabile con la RAM di sistema. In realtà si va a perdere prestazioni a fare questa cosa, e quindi non conviene farla. Conviene per evitare che crashi il sistema, o che, tipo in Stable Diffusion, crasha appena satura la VRAM. Ma è normale che sia così, perché è meglio usare la VRAM piuttosto che la RAM per queste elaborazioni. Se voi comprate una scheda video che ha 8 giga e sul vostro sistema ci sono 16 giga di RAM, voi per l'elaborazione avrete 8 giga, non ne avrete 16 più 8. Spero che sia chiara questa cosa. In secondo luogo serve ovviamente potenza, e questa potenza viene data da quei tre valori che dicevo prima, cioè i CUDA core, i tensor core e gli RT core. Perché li dico tutti e tre? In realtà quello che vi interessa sono i CUDA core, perché comunque sono legati insieme, cioè è difficile che una scheda video abbia pochi CUDA core e tantissimi tensor core o tantissimi RT core. Li fanno aumentare di conseguenza, perché sono dei blocchi che vengono aggiunti. Quindi se voi prendete una scheda video con 9000 CUDA core, di conseguenza avrà tanti tensor core e RT core, e dipende sempre da che generazione hanno su. Per esempio la mia 2070 ha 2400 CUDA core, mentre una 4080 ha 9000 CUDA core, se non ricordo male. Questa è una bella differenza, perché sono numeri che, se iniziate a vederli coi modelli, vedrete che cambiano alle volte di poco e alle volte di tanto. È un qualcosa che vi fa capire, senza guardare i benchmark, quanto potrebbero essere diverse le prestazioni. Però, come dicevo prima, bisogna fare sempre attenzione, perché qui la domanda che viene fuori è quella spontanea: ha senso comprare una scheda video vecchia, usata, invece che una nuova? È difficilissimo dare una risposta a questa domanda, perché una scheda video più vecchia quasi sicuramente consuma di più. Quasi, non è detto sempre, scalda di più. Potrebbe però avere più VRAM. Per esempio, al momento una 3090 potrebbe avere più senso rispetto a una 4070. Teoricamente uno potrebbe trovarla a prezzi simili, ma non da nuova, intendo da usata. Però torniamo al discorso delle generazioni, dei tensor core, degli RT core. È tutto da valutare, cioè se il risparmio è tanto, allora sì, ha senso. Se invece non state risparmiando molto, conviene prendere un pochettino meno, ma una generazione più nuova, perché poi avrete più compatibilità anche con i CUDA, perché i CUDA hanno delle
versioni a livello software, e una scheda video di tipo la serie 20 non supporta i CUDA che supportano la serie 40. È difficilissimo dirvi quale versione di GeForce vi può convenire e quale no. Sicuramente se andate troppo indietro avrete molte limitazioni. È come scegliere una 1080 Ti, che se non ricordo male aveva 11 GB di VRAM, invece di una 3070 che ha 8 GB, solo perché ha più VRAM. Sì, potrebbe aver senso che fate generazioni più grosse, però avrete problemi poi di prestazioni, potrebbe metterci molto di più, e non è detto che sia compatibile poi con i CUDA e con tutto il resto, perché soprattutto se poi iniziano ad usare i Tensor Core, la 1080 non li ha su, e quindi sono tutte cose da valutare. Una scelta che può essere che fanno tanti è di prendere un portatile. Non è detto che sia sbagliato come scelta, però bisogna capire bene le caratteristiche e se è la scelta ideale per quello che si sta facendo. Se fate questa scelta perché vi muovete tanto e perché quindi dovete avere la possibilità di spostarvi, nel frattempo fare anche generazioni, allora non c'è alternativa, ovviamente, perché un desktop peserebbe molto di più e sarebbe problematico utilizzarlo anche in movimento. Se lo fate per un fatto di risparmio energetico, allora ci può stare, perché effettivamente un portatile consumerà comunque molto meno rispetto a un PC fisso. Ma fate attenzione che risparmio energetico significa meno prestazioni, è una conseguenza ovvia. È altrettanto ovvio però che un portatile appena comprato, ovviamente anche consumando meno, darà maggiori prestazioni rispetto a una scheda video vera e propria di qualche anno fa. Però fate sempre attenzione a una cosa che magari è scontata per tanti, ma per alcuni potrebbe non esserlo. Se io compro una GeForce 4080, non ho la stessa cosa se compro un laptop con una 4080 mobile. Sono due GPU un po' diverse. Vi mostro la differenza. Cambia proprio la GPU utilizzata. Cambia il quantitativo di transistor, la grandezza del die. Cambia ovviamente il quantitativo di VRAM che voi potrete usare. E anche qua non confondete la RAM del portatile con quella della GPU. Sono due cose diverse. Anche se spesso sui portatili automaticamente vi condivide la RAM. Però anche tutto il resto cambia. Quindi è ovvio che consuma meno, perché è proprio come se fosse un'altra scheda video. Loro la chiamano allo stesso modo per un fatto di marketing, ma non è la stessa scheda video, è paragonabile a una scheda video vera e propria di livello più basso. È ovviamente un dare avere, quindi potete avere meno consumi, ma al tempo stesso avete meno prestazioni. Ma come d'altra parte anche le CPU sopra i portatili, probabilmente li chiamano similari, anche se non è come le schede video, perché secondo me dovrebbero chiamarle in un altro modo. Quindi, per concludere, che scheda video uno deve scegliere per avere buone prestazioni in Stable Diffusion? La risposta può sembrare banale, però è una scheda video che abbia tante giga di VRAM. Adesso come adesso io vi consiglio, se proprio dovete fare una scelta, che sia almeno 16 giga. È un almeno detto così perché lo so, non c'è così tanta scelta. Ora è possibile scegliere solo la 4080 che abbia 16 giga. Perché questo quantitativo? Perché vi permette di fare generazioni ad alte risoluzioni, di fare training senza grossi problemi, anche se in realtà per alcune cose servirebbero più giga, di utilizzare anche l'elaborazione di testi come Ubabuga e cose del genere, che spesso richiedono più di 12 giga di VRAM. In alternativa alla 4080, uno potrebbe prendere, come dicevo prima, la 3090 da 24 giga di VRAM. Io credo che quella al momento sia la scelta migliore, forse, perché come usato è scesa parecchio di prezzo, ha 24 giga di VRAM e come prestazioni è più che ottima. Dovrebbe supportare tutte le cose più recenti. Io vedo che tante ottimizzazioni ormai sono per la serie 30 e la serie 40, quindi non fa grossa differenza. È ovvio che non avete i Tensor Core di ultima generazione, non avete gli RT Core di ultima generazione. Questo potrebbe fare una differenza se mettono fuori qualcosa che è ottimizzato solo per questi. Però è ovvio, è tutto un connubio. Se uno può spendere senza problemi, si prende la 4090. E vai tranquillo. Altrimenti, se scendiamo e aspettiamo un pochettino, quest'estate dovrebbe uscire la 4060 Ti da 16 giga. È una scheda video che ha molte meno prestazioni di quello che ci si aspettava, ma questo è dovuto al fatto che Nvidia, avendo investito tantissimo sull'AI, sta mettendo in pratica queste cose. È un concetto sul quale, se ci pensate, non è sbagliato. E quello che sta dicendo è: io ho creato il DLSS, funziona da Dio, vivendo la mia tecnologia, non la potenza. Quindi
a te cosa importa se la scheda video ha 20.000 CUDA core o ne ha 3.000? Io ti dico che col DLSS 3 tu riesci a giocare in 4K a 200 fps. Effettivamente, se il DLSS funziona bene e non fa glitch come le prime versioni, è giusto come ragionamento. Non è tanto la potenza, ma è quanto l'efficienza, quanto il risultato. Però la gente è abituata a contare i numeri. È ovvio che se invece la vediamo dal punto di elaborazione, allora in quel caso ci servono i CUDA core, ci servono i Tensor Core. La 4060 non è messa malissimo, ma non è neanche messa così bene rispetto ad altri modelli che sono usciti prima di lei, che potrebbero essere più interessanti. Infatti ho detto la versione da 16 giga per la quantità di VRAM, non per la potenza, perché altrimenti uno che può spendere un po' di più, magari prendersi la 3080 da 12 giga, già avrebbe più prestazioni e quel tot di giga che servono per fare elaborazioni anche ad alte risoluzioni. Però potreste essere magari poi un po' limitati, anche se non è detto che sia così. Stiamo andando verso comunque anche un discorso di ottimizzazione, e più ottimizzano e più è facile che magari questa necessità di VRAM così alta inizierà a scendere. Io spero che sarà così, e spero comunque di avervi dato un po' un'infarinatura generale su una scheda video. Se qualcosa non è chiaro, scrivetemelo nei commenti. So che è un argomento abbastanza complesso, magari non è facile capirlo subito, però almeno potrebbe esservi un po' più chiaro quando andate a scegliere delle schede video e in base a cosa sceglierle, soprattutto per Stable Diffusion, perché è ancora un argomento non trattato nelle recensioni, non lo usano come test. Però secondo me si sta sviluppando talmente tanto che adesso sarà necessario mettere quanto tempo elabora una scheda video, tot immagini a determinate risoluzioni. Va bene, allora ci vediamo alla prossima guida, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, aspetto i vostri feedback come sempre e alla prossima allora, ciao!